Il razionalismo nacque nella Germania della Repubblica di Weimar, durata dalla fine della Prima Guerra Mondiale sino alla presa del potere da parte di Hitler, che ebbe una forte impronta socialista, tanto da promuovere la progettazione e la costruzione di case per i lavoratori e per la gente che non poteva permettersi un'abitazione comperata con i propri mezzi. Questo aspetto del razionalismo è molto importante perché costrinse gli architetti razionalisti a ridurre le spese al minimo necessario, a progettare in condizioni di estrema economia, quindi a usare solo forme, dettagli e componenti architettoniche che fossero strettamente necessarie, che non fossero solo delle piacevoli decorazioni aggiunte, costose ma inutili. In Italia uno dei principali interpreti del razionalismo è stato Ignazio Gardella, che ha progettato ad Alessandria il dispensario antitubercolare, uno dei capolavori di questo tipo di architettura. Ascoltiamo il figlio. Architetto Gardella, se lei dovesse rivolgersi a dei giovani studenti e spiegare che cos'è in maniera molto semplice l'architettura razionalista, quale frasi utilizzerebbe? Ma utilizzerei due punti principali, frasi più che frasi, direi due concetti principali. L'architettura razionalista, come dice anche lo stesso termine razionalista, è un'architettura che si propone di usare forme razionali, cioè forme che hanno un senso ed una logica, non forme soltanto decorative per il piacere di avere delle incrostazioni o delle aggiunte non necessarie all'essenzialità della costruzione. Oltre al fatto di usare materiali nuovi, il razionalismo usa anche, si apre anche a, e questo è interessante, a un destinatario, a un cliente nuovo. Il razionalismo si apre alla casa sociale, cioè alla casa per gente non ricca. Dispensario antitubercolare significa luogo di prevenzione e analisi preventiva contro la tubercolosi, che negli anni 30 era ancora diffusa in Europa e anche in Italia. Uno dei modi di combatterla era quello di prevenire e individuare se ci fossero i sintomi attraverso le radiografie. Il dispensario era pertanto il luogo dove soprattutto i bambini venivano radiografati. Il dispensario di Alessandria nasce come deliberata adesione di mio padre all'architettura razionalista e quindi un'architettura che si contrapponeva all'architettura ufficiale del regime fascista, e questo va detto perché ci sono degli equivoci che fanno, dato l'identità del periodo, fanno coincidere l'architettura razionalista come l'architettura del regime. Non era affatto vero, l'architettura razionalista era mal vista dal regime ed era solo accettata in alcuni casi o attraverso dei, diciamo, dei trucchi, come è stato per il dispensario e poi vi spiegherò perché, o attraverso delle aperture rare del regime da parte di personaggi di una certa cultura e apertura, come è stato per la Casa del Fascio a Como, accettata e voluta dal ministro della cultura Bottai, uomo fascista ma intelligente e aperto alle novità e quindi anche alle novità architettoniche. Ecco, vi ho detto che il dispensario ha potuto essere costruito nonostante l'avversità del regime contro l'architettura razionalista, perché è stato presentato alla commissione giudicatrice con dei disegni un po' vaghi, non ben precisati, che hanno permesso alla commissione di avere così la sensazione che l'architettura non fosse troppo contraria a quella che era accettata e ben vista e sostenuta dal regime. Quando poi l'edificio è arrivato quasi alla fine, l'architetto mio padre ha avuto delle grane perché la commissione e anche le autorità si sono accorti che era un'architettura diversa da quello che immaginavano, che loro auspicavano. Poi l'intervento della famiglia Borsalino, del senatore Borsalino, che era nella città di Alessandria un'autorità, ha permesso di risolvere il momento difficile, di assolvere l'architetto e di completare la costruzione come era stata pensata dal progettista. Sinteticamente, la carta d'identità di quest'opera, per come si caratterizza? Beh, si caratterizza come una forma di razionalismo di impronta italiana, quindi gli architetti
gli architetti italiani avevano ragione di aderire alle nuove ventate che arrivavano dall'estero, perché corrispondevano alla modernità, all'uso di una tecnica e di un modo di vivere che non era più quello del Medioevo. L'architettura del fascismo, quella che piaceva al regime, era un'architettura retorica, ridondante, monumentale, che si rifaceva alla Roma imperiale, quindi alle rovine romane presenti a Roma, ma che non aveva capito nulla delle nuove introduzioni tecnologiche che l'industria delle costruzioni aveva portato. Non aveva capito nulla dei nuovi materiali che potevano permettere di fare delle cose completamente nuove. Per esempio, le faccio un esempio, questa facciata, questo piano basso del dispensario è tutto fatto di piastrelle di vetro cemento che danno luce all'interno senza però permettere da fuori di vedere quello che succede all'interno, e in questo caso non far vedere quello che succede all'interno era molto importante, perché la tisi nel dispensario, come l'ho detto, si curavano i malati di tisi. La tisi era una malattia di cui si aveva vergogna. E allora, in conclusione, viene spontaneo chiederle, architetto, il rapporto tra suo papà Ignazio Gardella e il fascismo. Ecco, il rapporto era poco simpatizzante mio padre per il fascismo, però lui stesso mi ha confessato che in quegli anni, specialmente fino al 36, cioè fino alla follia di voler fare un impero che ha portato Mussolini a spingere gli italiani in Etiopia, e poi in seguito con la criminalità della legge razziale che ha espulso dalle scuole, dagli uffici tutti gli ebrei, condannato insomma la razza ebraica, un'azione vergognosa del fascismo, fino ad allora la gioventù italiana accettava abbastanza il fascismo, perché non si rendeva conto dei pericoli di antidemocrazia che il fascismo conteneva, e invece era abbastanza affascinato da alcune opere anche di carattere sociale che il fascismo, per in fondo andare in contropopolo, aveva attuato, per esempio le paludi pontine, per esempio l'opera nazionale infanzia, per esempio l'assistenza alle madri, che erano opere di carattere sociale che indubbiamente avevano un aspetto positivo e avevano preso sul popolo, giustamente l'avevano. Quindi l'ostilità al fascismo all'inizio, compreso mio padre, non era così forte, perché si aveva l'impressione che fosse un regime anche positivo.